Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare del post partita di Portogallo-Olanda, vinta 1-0 per il Portogallo. Ha vinto la mia favorita. Grande Cristiano Ronaldo che ho fatto il tifo per lui. Io ho pensato che la Nations League lo vinceva il Portogallo e così è stato. Diciamo che la partita che ho visto ha dominato tutta la partita il Portogallo. Cioè, giocavano, visto che giocavano a memoria, tante occasioni per il Portogallo, ha creato pochissimo l'Olanda. Un primo tempo che non si è visto da parte dell'Olanda, si è visto tutto il Portogallo. Nel secondo tempo, poco poco si è visto, ha fatto qualcosina, ha fatto i tempi supplementari in semifinale, ricordiamocelo. Per questo sono stanchi fisicamente i giocatori dell'Olanda. Il Portogallo non ha fatto i supplementari quando ha vinto 3-1 contro la Svizzera. Quindi, primo tempo ha giocato meglio il Portogallo, ha avuto tante di quelle azioni, tanti alcuni calci d'angolo che ha avuto. C'è in totale 10 calci d'angoli a 4. Qualcosa di 7 tiri in porta a 1. Tante conclusioni create. Il Portogallo meritava la UEFA Nations League. Punto e basta. Grande Ronaldo che si porta questo secondo trofeo in nazionale, con la nazionale portoghese, dopo l'Europeo 2020. Quindi, ho visto la coppa alzata al cielo da Ronaldo e mi sono congratulato con lui. Grande Cristiano Ronaldo. Il gol non l'ha fatto Ronaldo, l'ha fatto Gonzalo Guedes. Dopo l'azione al 60esimo, quando è nato il gol, dopo l'azione Bernardo Silva Guedes, da fuori area. Silersen l'ha toccata, ma il tiro era fortissimo che è entrato in porta. Gran gol ha fatto. Questo gol basterà per la vittoria del Portogallo della Coppa UEFA Nations League. Vabbè, raga. Complimenti al Portogallo e anche a Cristiano Ronaldo. Questo era il mio video breve. Il mio piccolo video, diciamocelo. Se questo video di oggi vi è piaciuto, vi invito di lasciare un like, di commentare qui sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se siete appena iscritti, cliccate la campanella per ricevere notifiche sui miei prossimi video che usciranno. Seguitemi su Facebook, ma soprattutto su Instagram. Ci vediamo molto presto. Grande Cristiano Ronaldo e forza Juve! Ciao belli!